Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il webinar del gruppo editoriale La Scuola 6. Quello di oggi pomeriggio è un webinar speciale. Siamo qui infatti in compagnia di Alessia Romeo ed Erika Russo di Save the Children, un webinar appunto in collaborazione con Save the Children e parleremo un po' di qualche consiglio, di qualche attività da proporre, soprattutto in questa fase di inizio anno scolastico, che è particolarmente delicata e importante. Benvenute Alessia e Erika. Grazie, Buonasera, grazie. buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Vi presento brevemente le nostre relatrici di oggi. Erika Russo è psicologa, coordinatrice dell'area psicosociale e case management di Save the Children Italia e Alessia Romeo è coordinatrice dell'area apprendimenti e inclusione di Save the Children Italia. Dunque, io prima di lasciare la parola a Alessia e Erika, vi ricordo brevemente che entro 24 ore riceverete due mail differenti, quella con il vostro attestato di partecipazione e quella con la registrazione del webinar e i materiali che verranno mostrati dalle nostre relatrici. Vi invito, come sempre, a utilizzare il box domande per lasciare tutte le vostre domande e le vostre considerazioni, potete scriverci, riserveremo come sempre qualche minuto a fine webinar per dialogare con voi insieme appunto Alessia e Erika e vi ricordo che potete usare il medesimo box per segnalarmi eventuali difficoltà di tipo tecnico, quindi se non vedete o non sentite siamo a vostra disposizione. Io vi ringrazio ancora, vi lascio con il vostro webinar e a più tardi. Grazie Maria Luisa, grazie a tutti e a tutte per partecipare a questo incontro, all'incontro di oggi pomeriggio. Io, come diceva già Maria Luisa, sono Alessia Romeo e coordino il programma Apprendimenti e Inclusione di Save the Children all'interno dell'area scuola. Che cosa facciamo? Ci occupiamo della realizzazione di progetti e di attività che riguardano il mondo della scuola, in particolare tutto ciò che riguarda il sostegno agli apprendimenti e il recupero degli apprendimenti, progetti che ovviamente portiamo avanti in stretta collaborazione con i docenti, che sono anzi il nostro punto di riferimento per la realizzazione degli stessi, e di progetti che riguardano l'inclusione scolastica. In particolare in queste settimane siamo impegnati in una serie di progetti che riguardano l'inclusione degli studenti ucraini e delle studentesse ucraine nella scuola italiana, ma ovviamente quando parliamo di inclusione a 360 gradi, quindi non solamente degli studenti che hanno un background migratorio. Oggi sono qui con la mia collega Erika. Erika, se anche tu vuoi dire qualcosa della tua area Grazie, prima di iniziare, così. Alessia. Sì, volentieri, brevissimamente prima di iniziare. Appunto Erika Russo, coordinatrice di questa area importante dal mio punto di vista, ovvero l'area psicosociale, che a livello trasversale per tutta l'organizzazione tenta di proprio mettere un accento su quelli che sono gli aspetti importanti di bambini e ragazzi, ma anche degli adulti di riferimento riguardo proprio le emozioni, la psicologia dei bambini e dei ragazzi, le fasi dello sviluppo e soprattutto tutto appunto legato alla formazione, quindi è un po' anche come questo momento che stiamo vivendo oggi insieme, dare dei suggerimenti, dei piccoli consigli a come affrontare certamente e il benessere di bambini e ragazzi, ma un'attenzione anche al nostro benessere fisico ed emotivo. Allora, cosa faremo oggi? Come già un po' anticipava Erika, noi vi daremo dei consigli su come partire sostanzialmente. Quindi in queste prime settimane, in questi primi mesi di scuola, quali sono le attività che potete realizzare per poter vivere meglio voi e i vostri studenti e le vostre studentesse il contesto della classe. Adesso io parto con la presentazione. Con Erika ci alterneremo appunto nelle varie fasi di questo incontro. Abbiamo pensato però di partire con una frase, con un testo di Franco Lorenzoni che è stato pubblicato insomma, da qualche settimana in un suo articolo, un articolo che si riferiva proprio alla riapertura delle scuole.
È qui che nella scuola possiamo svolgere il nostro compito più prezioso, affrontando la fatica di navigare controvento, promuovendo, stimolando e sperimentando continuamente il dialogo tra diversi, come luogo privilegiato di costruzione delle conoscenze. Le conoscenze infatti non si possono trasmettere, si possono soltanto costruire e ciascuno le assemble e le riordina a modo suo. Per questo è così difficile raggiungere e coinvolgere tutte e tutti. Per questo insegnare è un mestiere artigiano assai complesso, la cui qualità si misura nell'attenzione ai dettagli. Ecco, quello che speriamo di riuscire a fare oggi è di dare dei consigli per alleviare un po' questa fatica di navigare e per promuovere l'attenzione ai dettagli di cui ci parla il maestro Franco Lorenzoni. Adesso io lascio la parola a Erika che inizierà con la prima parte del nostro intervento. Sì, Lorenzino, dicevi bene, proprio un maestro che parla di costruzione di conoscenze. E io farei semplicemente un passetto indietro rispetto alla costruzione di conoscenze, come dire, sulla quale voi siete certamente più esperti di noi, no? Parlando di didattica, parlando di saperi. Allora, il passettino indietro che vorremmo fare oggi riguarda proprio il clima della classe, no? E più che mai oggi, quindi a poche settimane, insomma, dall'inizio della scuola in tutta Italia, quello che ci sembra importante come punto di partenza è davvero l'osservazione di questa classe, di questi bambini. Lorenzoni e voi tutti sapete quanto è complesso andare a stare in una relazione con il singolo e con il gruppo. Allora, forse una delle prime cose che possiamo fare, che sembra a volte scontata, addirittura qualche volta banale, a un certo punto non ci pensiamo più, dopo anni e anni e anni di esperienza, non pensiamo più a quanto importante sia osservare prima di agire, prima di proporre qualsiasi tipo di attività didattica, prima ancora di aprire libri. Ecco, forse soprattutto pensiamo sia utile in questo momento storico stare davvero in contatto con gli aspetti emotivi e psicologici dei bambini e dei ragazzi, perché lo sappiamo bene, insomma, usciamo da 2 anni di pandemia, di chiusure, di lockdown, di DAD, ma ancora oggi, pensando a quello che sta succedendo in questo paese, in Europa e nel mondo, sappiamo quanto i bambini e i ragazzi come spugne assorbono tutti quelli che sono preoccupazioni, stress che arrivano proprio dal mondo esterno. Allora, parliamo anche di ciò che può arrivare, no? Ai bambini e ragazzi come fattore ansiogeno rispetto alla guerra in Ucraina, che è una guerra così vicina. Lo sappiamo, Save the Children anche, ma immagino tutti voi abbiate, come dire, promosso alcune attività che invocavano proprio la pace, soprattutto nei primi tempi. Ci sono stati eventi calamitosi, mi sono occupata e mi occupo ancora adesso davvero di risposta alle emergenze e quindi alle catastrofi naturali oppure causate dall'uomo per l'organizzazione, e abbiamo visto poi quanto la scuola sia un elemento centrale per bambini e ragazzi che comunque sono direttamente o indirettamente coinvolti in questi eventi. E, come dire, un occhio di riguardo anche rispetto a quello che sta succedendo e a quello che può provocare nei bambini e nei ragazzi, chiaramente differenziando per le fasce d'età, ci sembra utile sottolinearlo. Sempre di più, e forse voi appunto su questo ci potete fare scuola, all'interno delle nostre classi abbiamo bambini e bambine che portano delle diversità per l'appunto, delle difficoltà a volte più o meno gravi. Possiamo trovarci di fronte proprio a bambini e ragazzi che portano anche semplicemente, come dire, come stati d'animo che arrivano anche un po' dal loro background socio-culturale, ma anche familiare, dei malesseri, e quindi manifestano il loro disagio, la loro sofferenza, direi, in diversi modi, in tantissimi modi. Io quindi ho cercato di sintetizzarli alcuni, forse tra l'altro quelli più evidenti. Quante volte vediamo bambini che un po' si isolano, che parlano veramente poco, che addirittura sono un po' invisibili, no?
forse proprio su quelli e nel clima di gruppo che siamo impegnati a creare, soprattutto in questa prima fase dell'attività scolastica, hanno da essere visti, riconosciuti e, come dire, valorizzati. Proprio perché guardando al singolo, ma sicuramente anche al gruppo, crediamo che ci sia un grande, come dire, non solo impegno da parte nostra, ma veramente che il gruppo stesso possa fare la differenza anche per i bambini che sono un pochino più, restii, ecco, ad entrare immediatamente in un buon clima di classe. Ci sono bambini che portano pianti improvvisi, inconsolabili, questo lo vediamo soprattutto per chi ha, subito, come dire, forti... Non parlerei proprio di shock, ma forti stati emotivi negativi. Ecco. Ci sono bambini, e questo lo sappiamo bene perché sono quelli che ci rimangono un pochino più in testa, hanno bisogno di un movimento costante, non per forza parlando di iperattività, ADHD e immediatamente, come dire, etichettando bambini che chiaramente poi se portano questi disagi hanno da essere indicati e certificati, eccetera, eccetera. Ma proprio ci sono bambini che hanno bisogno di un movimento costante e che hanno bassa o poca concentrazione. Anche su quelli, ancora prima di una diagnosi, forse possiamo anche un po' intervenire davvero con i nostri strumenti didattici ed educativi, lo diceva Lorenzoni, no? È proprio un approccio ancora prima che didattico, veramente educativo, che guardi anche, come dire, alle diversità di ogni singolo bambino. Io aggiungerei anche un'attenzione davvero a questi aspetti emotivi e psicologici, senza sostituirsi a professionisti del settore, ma sappiamo quanto non solo la vostra professionalità, ma anche la vostra esperienza, la vostra sensibilità davvero possa fare la differenza anche per questi piccoli e grandi alunni che portano queste manifestazioni. Poi ho messo anche, facendo un pochino riferimento a questi bimbi che probabilmente incontrerete nelle vostre classi, quindi che stanno fuggendo dalla guerra, bambini ucraini, ma non solo, ripeto, perché li abbiamo visti in tutti questi anni in una scuola accogliente, per l'appunto, bambini e ragazzi che vengono da diverse parti del mondo. Molto abbiamo lavorato anche con i bambini afghani poco tempo fa, ma ancora prima con i bambini siriani, con i bambini eritrei. Ecco, possono mostrare un po' di spaesamento, di disorientamento, qualcuno addirittura in stato confusionale se, per esempio, come questi bimbi ucraini hanno appena visto e sentito la guerra davvero sulla loro pelle. Quindi davvero un'attenzione anche a questi alunni speciali, senza un'accezione negativa, davvero che hanno bisogno di uno sguardo, un'attenzione in più, davvero, ripeto, in un contatto emotivo un po' più sintonico con loro prima che diagnostico. E poi qualcuno può appunto mostrare anche ansia, aggressività. Ecco, questo per dirvi che cosa? Che come primissimo approccio pensiamo che per avviare una buona scuola, davvero dalle prime settimane, ecco, quello che ci dobbiamo forse prendere, no? È proprio un tempo, un tempo per guardare, per stare ad osservare, un tempo congruo che non è quello della velocità, che non è quello del programma, dell'ora, ma proprio soprattutto in questi primi giorni prendiamoci, come dire, questa possibilità di andare a sentire, a guardare, a conoscere, soprattutto per le prime classi. Mi immagino una classe di prima della scuola primaria, ma anche di secondaria di primo grado, addirittura anche di secondo grado, proprio questa possibilità di conoscerci, di sapere e capire che abbiamo di avanti, e chiaramente anche viceversa, no? Farsi un pochino conoscere. Con Alessia, ma anche con tutto lo staff e il team di educazione, in questi anni abbiamo davvero lavorato a strettissimo contatto, quindi l'area psicosociale con l'area educazione, perché sentiamo davvero unico e importante questa unione, affinché davvero
possiamo offrire a voi insegnanti, ma anche ai genitori, molto abbiamo lavorato su quello, no? Davvero un'alleanza a 360 gradi, anche interna, anche della nostra organizzazione, per offrire il più possibile delle indicazioni chiare, semplici, ma che possano portare a dei risultati effettivi con bambini e ragazzi. Faccio solo un esempio, ma lo vedremo anche dopo con Alessia. Abbiamo creato proprio un kit dal nome Le Bus, proprio in periodo di pandemia, dove è un manuale di riferimento che speriamo possa esservi utile, ma non voglio diciamo spoilerare niente ad Alessio. Possiamo andare avanti. E sì, dicevo, quindi osservare certamente prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, quindi prendersi un tempo, ma anche e soprattutto l'importanza di creare una routine condivisa. Noi siamo quasi ossessionati da questi patti d'aula, di patti di comunità. Cosa vuol dire? È proprio una cosa preziosa per noi, prima di tutto per far sentire partecipi bambini e ragazzi all'interno di una classe, all'interno di qualsiasi gruppo, nei nostri progetti, proprio creare davvero un patto con loro. E questo è possibile solo se ci mettiamo, come dire, nelle condizioni di poter co-creare, un po' come diceva Lorenzoni, un sapere. Allora, creare una routine scolastica a partire da un patto con i bambini e ragazzi davvero condivisa, cioè che sia costruita anche da loro, chiaramente in base alle loro competenze, rispetto alle loro fasce di età, ma soprattutto davvero per i più piccoli che arrivano in una prima. Il senso di stabilità, di sicurezza e di prevedibilità di quello che succederà nell'ora successiva, che cosa succederà tra un'ora, due, eccetera, dove ci si sposterà magari tra un'ora all'altra, è fondamentale perché questo permette di orientarsi, no? In uno spazio nuovo. Noi abbiamo cercato di dare degli esempi che poi sono delle vere e proprie attività e che dal nostro punto di vista funzionano molto bene proprio per restituire questo senso di stabilità, di sicurezza, di sentirsi davvero in un posto sicuro dove un minimo c'è anche un loro controllo rispetto a quello che succede. Allora, scrivere in un cartellone i momenti essenziali di cui si compone la giornata può sembrare di nuovo una cosa molto semplice, ma per noi è davvero importante. Con i loro mezzi, quindi il disegno, il gioco o un semplice cartellone, scandire i momenti della giornata può essere utile anche per chi, per esempio, non parla e non comprende benissimo la nostra lingua, no? Quindi parliamo di bambini che magari sono alle prime armi con la lingua italiana. Sì, certo, c'è sicuramente bisogno di un mediatore a scuola, di qualcuno che gli aiuti, ma sentire che si comprende quello che succede o quello che potrà succedere tra qualche ora o qualche minuto, dalla ricreazione al cambio dell'oro, andare in palestra, è davvero una grande opportunità per loro. Le regole della classe, l'ho messo tra virgolette perché sono certa che ognuno di voi ha, come dire, dei metodi educativi che si differenziano anche per le proprie attitudini, per le proprie materie, ma si fa riferimento queste regole, fanno riferimento le regole a quello che dicevo prima, no? Questo patto d'aula. Non possiamo immaginare quanto sia più efficace il fatto che i bambini proprio costruiscano insieme a noi adulti le regole, che siano proprio loro a proporre, no? Alcune semplici regole di una buona convivenza. E allora forse possiamo prenderci un tempo anche in queste settimane, in questo spazio proprio di accoglienza, di buon inizio, anche una co-costruzione delle regole della classe o addirittura appunto della scuola, ma certamente quelle della classe ci permetteranno di avere una riconoscibilità come gruppo classe che ha scelto delle cose insieme, che fa sentire parte integrante dei bambini non solo come discenti, no? Non solo come alunni, ma come protagonisti attivi,
di una didattica che poi è per loro. Ho messo quest'ultimo punto, cioè assicuriamoci che tutti gli studenti imparino i nomi dei nuovi arrivati. Perché? Perché proprio poche settimane fa mi è capitato di andare in un centro di minori stranieri non accompagnati, un contesto un pochino diverso, ma per farvi capire quanto è importante proprio dire il nome corretto di bambini o ragazzi che non sono italiani, no? Allora l'esperienza di questo ragazzo era addirittura che l'avevano sconvolto e stravolto il proprio nome con un nome femminile, no? E lui si sentiva un pochino offeso da questa cosa. Allora, quanto il diritto all'identità, no? E proprio al sentire che il proprio nome, no? Che può sembrare anche una cosa così banale e semplice, sia detto correttamente, che sia il proprio nome proprio a risuonare correttamente, sia da parte degli insegnanti, ma soprattutto dei propri compagni, è un primo aspetto centrale per l'inclusione di bambini e ragazzi, soprattutto stranieri, ma davvero vale, crediamo, per tutti. No? Allora, fare e ripetere, per esempio, dei giochi di nomi che aiutino a tutti a memorizzare. Noi usiamo spessissimo i cartellini come le carte d'identità dei bambini, ma ci sono davvero migliaia di giochi divertenti per tutte le fasce d'età che proprio abbiano questo obiettivo educativo, questo obiettivo pedagogico, no? Il riconoscimento di ognuno rispetto al nome, perché anche questa forse è una cosa che diamo un pochino per scontato, no? Che poi alla fine tutti si conoscono, ma forse ci sono piccoli gruppetti che già si conoscono e quindi anche gli altri fanno un po' fatica ad entrare. E allora, in un grande cerchio e proponendo dei giochi che aiutino proprio a costruire un gruppo coeso, ecco, forse a partire dai nomi potrebbe essere un'idea. Ho cercato di pensare a una delle attività invece che riguardasse un po' più gli adolescenti e i preadolescenti e che andasse a rispondere a un bisogno che sentiamo oggi più che mai, ma direi sempre, no? Come bisogno forte di questi ragazzi più grandi, no? Di sentirsi più protagonisti, più presenti, più ascoltati, soprattutto dagli adulti di riferimento. È un bisogno che abbiamo sempre avuto, tutti, e probabilmente sempre avremo, no? E quanta difficoltà si fa, soprattutto per gli adolescenti in questo periodo, all'apertura delle scuole, ma direi anche in un contesto sociale, diciamo, proibitivo, ecco, rispetto alla partecipazione dei giovani alla vita sociale. Allora, quello che potremmo proporre lo abbiamo inserito in un nostro sito di riferimento che si chiama, vi diremo poi i riferimenti, benessere.savethechildren.it, proponendo una delle attività, forse la più famosa in assoluta, che è il World Café. Questa è una classe perché ha l'obiettivo proprio di far riflettere i ragazzi, dando vita a delle conversazioni anche informali, anche vivaci, di scambio, ma davvero costruttive, che forse nei primi giorni e nelle prime settimane di scuola possono davvero farci capire chi sono, che cosa hanno dentro questi ragazzi, che cosa ci vogliono dire. Chiaramente il Work Café è un'attività che può essere diciamo, può avere varie direzioni e vari obiettivi, anche didattici, no? Ma davvero mette chi partecipa in una possibilità di esprimere la propria opinione, quindi di dare valore a se stessi, anche per chi magari è un pochino più timido, più restio a parlare in gruppo. Ecco, si formano piccoli gruppi, si gira e ognuno va a raggiungere un gruppo di riferimento, quindi c'è anche un pochino di movimento fisico che aiuta sempre, no?
all'attenzione, alla concentrazione e, come dire, dà la possibilità di muoversi in uno spazio che sempre di più sarà il loro, la loro classe. E poi di nuovo guarda al singolo, ma guarda anche all'importanza del gruppo classe, attivando un processo partecipativo. No? Tutti i nostri progetti si fondano sulla CRC, cioè la Carta Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e si fonda su due principi fondamentali: il concetto di protezione dei bambini e ragazzi e quello di partecipazione. Quindi davvero proprio un principio che sta alla base dei loro diritti. E quindi crediamo che questa, come tante altre attività, possano davvero permettere ai più a dare un senso anche a quello che portano dentro, no? Proprio in maniera un pochino più informale, quindi che dia la possibilità davvero a tutti di emergere, conoscersi meglio perché ci si ritrova e avere un pochino più di fiducia, perché no, in se stessi. È un gioco, ma più che un gioco serio, un'attività molto utile che davvero vi consigliamo. Sta comunque all'interno del nostro sito. Grazie Ale. Un'ultima, ma non ultima, attenzione davvero che ci preme sottolineare è il prendersi cura di se stessi. E in questo caso non parliamo più dei bambini e ragazzi, ma proprio di voi insegnanti, perché davvero vi siamo state, almeno come organizzazione, ma anche personalmente, vicini in questi 2 anni di pandemia. Sappiamo quanta fatica fate giornalmente, quanti impegni, quante incombenze, quante urgenze ed emergenze dovete, come dire, affrontare tutti i giorni. È un lavoro meraviglioso quello dell'insegnante, ma lo diceva anche Lorenzoni, molto 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 complesso. Allora, davvero anche sul nostro sito c'è proprio un link, come dire, un pezzettino, ma importante, che si riferisce al prendersi cura di noi, no? Come adulti di riferimento. Non possiamo essere bravi educatori, bravi genitori, bravi insegnanti se un pezzettino di tutela, di cura non è rivolta anche a noi stessi, no? Proprio per permettere di risentire, di stare di nuovo in contatto col proprio piacere di fare questo lavoro, di stare in classe, di creare un buon clima di classe. E lo dico perché abbiamo visto e sempre vediamo insegnanti, e sono sicura che tra questi 573 collegati oggi pomeriggio ce ne siano tutti sicuramente molto molto preparati, ma che sentono delle fatiche importanti. Allora, qual è la nostra indicazione? No, intanto valorizzare questa parte importante che fa parte del lavoro, scusando il gioco di parole, proprio un'attenzione a sé, a prendersi cura, di coltivare il proprio benessere, di trovare anche qui il tempo per avere dei momenti di stacco, per stare bene, per rigenerarsi, no? Per riequilibrarsi. Poi magari ognuno lo fa come crede, ma non c'è appunto né da sentirsi in colpa se avvertiamo, come dire, il bisogno di rallentare un pochino o di prenderci una pausa. E questo lo possiamo fare anche, forse, cogliendo anche delle opportunità formative che esistono, ci sono, e che forse anche un po' come questa puntano anche al riconoscimento del valore del vostro lavoro e all'attenzione a questi aspetti. Io anche qui vi ho portato un piccolo esempio di attività proprio dedicata agli insegnanti, ma davvero a tutti, mettiamo operatori e genitori stessi, proprio di alcune tecniche psicocorporee, che sono un po' il mio riferimento teorico e metodologico, che ci permettono anche davvero in 5-10 minuti, attraverso delle micropause, di sentire la possibilità di allentare un pochino la velocità, di allentare un po' il controllo, di davvero prendersi dei piccoli momenti di pausa. Non sto parlando di giorni di ferie, non sto parlando, no, poi quello ognuno lo gestisce come crede, ma proprio dei micro momenti di
di riequilibrio psicofisico. In questo caso vedete la dottoressa Erika Pedrelli che collabora a noi da tanto tempo, è un video guidato, quindi se avete modo e voglia di andarlo a vedere lo trovate anche qui sul nostro sito. Sono tecniche, diciamo, psicocorporee che riguardano sia certamente noi stessi, ma perché no provarle anche in classe? Adesso, almeno nella mia regione, c'è questa ordinanza, non so se è nazionale, mi scuso per l'ignoranza, di appunto fare le 6 ore per il risparmio energetico e di fare tempo continuato il più possibile e di ridurre la settimana. Allora, pensando a 6 ore, no? Che comunque sono tante, di stare seduti, di stare concentrati, eccetera, forse sono alcune tecniche che possiamo portarci, perché no, anche dentro la classe. Quindi, insomma, un invito ultimo per voi a riflettere e a valorizzare anche questi aspetti che fanno certamente parte di tutto l'immenso mondo dell'insegnamento. Vi saluto, poi ci vediamo più tardi. Lascio la parola alla collega Alessia. Sì, eccomi. Allora, sì, procediamo con questi consigli. Abbiamo pensato che un aspetto molto importante nel momento dell'avvio, in particolare se c'è la possibilità, se c'è l'opportunità di includere nella classe dei bambini che provengono da percorsi scolastici all'estero, da percorsi scolastici diversi, quindi dei bambini che sono e delle bambine che sono arrivate da poco in classe, sicuramente un'opportunità è quella di informarsi sull'offerta scolastica di provenienza e anche sull'estate appena trascorsa. Quindi partire innanzitutto da una conoscenza del percorso scolastico, che cosa è successo prima di arrivare in classe. In particolare, in caso di studenti provenienti da percorsi scolastici all'estero, è importante anche conoscere gli elementi essenziali del sistema scolastico di provenienza. A questo proposito, qui ho inserito il riferimento proprio dell'Ucraina, sul sito del Ministero dell'Istruzione. Immagino che la maggior parte di voi conosca già questa sezione. C'è una sezione dedicata proprio all'emergenza educativa legata alla guerra in Ucraina, e dove si possono reperire una serie di informazioni anche proprio sul sistema scolastico di provenienza. Tra l'altro, proprio su questo tema non solo, ma anche appunto su come favorire una didattica inclusiva, stiamo organizzando un webinar insieme a UNHCR. Sarà realizzato in due incontri, il 26 ottobre e il 3 novembre. Al momento non c'è ancora il link dell'iscrizione, però insomma poi alla fine vi darò qualche informazione per rimanere aggiornati. Un altro aspetto fondamentale è quello, al momento dell'avvio, di provare a conoscere e a comprendere come è andata l'estate. Allora, sappiamo che nelle classi ci sono delle situazioni molto diverse, di contesti sociali, contesti familiari, che corrispondono poi a delle opportunità diverse. Però riuscire ad avere uno sguardo su come è andata l'estate, quali attività sono state realizzate nel corso dell'estate, cosa si è fatto, è molto utile, molto importante su due fronti. Da una parte ci dà la possibilità, soprattutto nel caso in cui ci troviamo in una nuova classe oppure troviamo molti nuovi studenti, di in qualche modo avere una lente di ingrandimento che ci permette di capire quali sono i contesti di provenienza di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze che sono nella classe. Allo stesso modo è un primo fattore per arrivare alla valorizzazione delle competenze. E quindi questo è l'aspetto veramente che vorrei sottolineare di più rispetto a questo approfondimento sull'estate: avere l'attenzione di valorizzare qualsiasi attività che è stata fatta e dimostrare anche come queste attività possano avere una valorizzazione nell'ambito delle competenze e anche delle competenze scolastiche. Vi faccio un esempio: pensiamo a un bambino, una bambina che non ha fatto molto nel corso dell'estate, ma si è semplicemente spostato in un'altra città a visitare i nonni, quindi diciamo a visitare la famiglia di origine, anche una città italiana, non necessariamente una città all'estero.
In materia di consapevolezza culturale, questa è sicuramente un'esperienza significativa, così come altrettanto significativo è il rapporto intergenerazionale, appunto, nel caso in cui abbia avuto la possibilità di confrontarsi con i nonni. Ogni singola esperienza può essere valorizzata e deve essere valorizzata in questa fase di avvio. Ovviamente questo aspetto lo vedremo ricorrere nei consigli che ho preparato, sia per conoscere meglio la classe e sia per permettere meglio alla classe di conoscersi. Altro consiglio, valorizzare il gioco per conoscersi ed imparare. Allora, il gioco da utilizzare nei contesti di apprendimento è sicuramente uno dei pilastri che, come Save the Children, portiamo avanti nei progetti che realizziamo. Quindi il learning by playing è sicuramente una metodologia che ci guida nelle progettualità che prepariamo. In questo caso l'ho appunto focalizzato su due aspetti. Da una parte la possibilità di conoscersi, quindi formare un nuovo gruppo classe, collaborare, creare occasioni di scambio e di confronto, tenendo presente che da queste relazioni nascerà poi il benessere della classe e il clima che si creerà nella classe nel corso di tutto l'anno. Per questo motivo è molto importante e può essere anche una soluzione quella di valorizzare anche il gioco libero, il gioco spontaneo tra i bambini e le bambine. Allo stesso tempo, volevo sottolineare l'importanza del gioco anche per quanto riguarda l'apprendimento e quindi ci sono moltissimi modi per apprendere giocando. Ho inserito qui due attività che sono riprese dalla piattaforma Arcipelago Educativo. Anche per questa, a fine slide, avrete i link per accedere. È una piattaforma che raccoglie oltre 400 risorse dedicate appunto a approfondimenti che possono essere fatti attraverso il gioco, attraverso la scoperta. Nell'ambito, diciamo, dell'apprendimento e quindi in relazione a quelle che sono le discipline scolastiche e non solo, e soprattutto sono risorse create, da docenti, da educatori, da esperti, docenti universitari, insomma, da molte persone, e sono delle risorse che possono essere utilizzate e replicate in completa autonomia. Perché dove c'è la possibilità di utilizzare dei materiali, sono presenti, cioè c'è la possibilità anche di scaricare direttamente questi materiali. Vi invito quindi a visitarla, ci sono veramente moltissimi spunti. In questo caso ho pensato di proporvi due attività che fanno proprio riferimento alla possibilità di utilizzare il gioco per conoscersi e per imparare. La prima, di qua di là, coppie di opposti, ve la racconto brevemente, vi racconterò brevemente questa e altre attività, insomma, che vedremo in seguito. Si parte dalla creazione di due card che vanno a, diciamo, rappresentare graficamente due opposti. Anche qui possiamo scegliere quali sono le tematiche che vogliamo affrontare. Può essere la tematica naturalistica o la preferenza in ambito sportivo, quindi mare, montagna, tennis, pallavolo, e tutte le altre, insomma, che vi possono venire in mente, incluse le discipline scolastiche. Poste le due card in due punti diversi della classe, si inviteranno i bambini e i ragazzi a posizionarsi accanto alla card che li rappresenta maggiormente. A partire da questo momento partiranno delle attività di confronto. Ovviamente qui partiamo da una soluzione molto semplice che è adatta anche ai bambini e alle bambine della primaria. Se aumentiamo il livello, diciamo così, e la complessità sia a livello di schieramento e quindi sia a livello di card che creiamo, e sia a livello di organizzazione anche di contenuto, l'attività è un'attività che è assolutamente modulabile e utilizzabile anche per i ragazzi della secondaria di primo grado e anche per la secondaria di secondo grado. In particolare per i più grandi, pensiamo che da un'attività di questo tipo può poi realizzarsi un'attività di dibattito vero e proprio, e quindi da qui possono partire una serie di approfondimenti da casa, fatti a casa o fatti a scuola, e un confronto successivo.
cosa ci permette un'attività di questo tipo? Innanzitutto permette al gruppo classe di conoscersi e ci permette anche di avere uno sguardo privilegiato sulle dinamiche relazionali che si possono creare all'interno della classe. L'altra attività che vi volevo proporre si intitola Una valanga di numeri ed è sostanzialmente un gioco che può essere realizzato in classe per diciamo, stimolare la riflessione matematica. Quindi a ognuno dei bambini e delle bambine viene data anche in questo caso una card con un numero e l'insegnante deciderà poi che tipo di valanga creare. La valanga potrà essere la valanga dei numeri pari, potrà essere la valanga dei multipli di 2, dei multipli di 3. Anche in questo caso è un'attività che è assolutamente modulabile, perché con il tempo si potrà innanzitutto, diciamo, rendere più complessa e si potrà anche adattare ovviamente a età diverse. Pensiamo ad esempio a una versione base, quindi molto più semplice, ma anche ad una versione più complessa che può ad esempio avere dei numeri a 3 cifre oppure può presentare dei numeri decimali, così come anche il tipo di calcolo che si deve fare. Sono solo degli esempi, però degli esempi che vi portavo appunto per sottolineare l'importanza della valorizzazione del gioco sia a livello di accoglienza sia a livello appunto di apprendimento e quindi di conoscenza. Un altro aspetto molto interessante in questa fase di avvio è quello di promuovere il plurilinguismo. Allora, l'educazione al plurilinguismo è promossa all'interno del documento sugli orientamenti interculturali del MIUR, anche questo immagino che la maggior parte di voi abbia avuto modo di sfogliarlo. In particolare sono tre gli aspetti che vengono valorizzati e che vengono evidenziati. Da una parte il riconoscimento delle lingue parlate dai bambini e dalle bambine all'interno delle classi e in qualche modo il recupero delle loro biografie linguistiche. Allo stesso tempo la valorizzazione di ogni lingua e della diversità linguistica presente all'interno del gruppo classe e successivamente anche l'attivazione di processi metalinguistici che permettano anche di fare una riflessione, appunto, e uno scambio sulle lingue. A questo proposito, per esempio, io che appartengo ad una minoranza linguistica, dico, così come viene ovviamente sottolineato anche nel documento sugli orientamenti interculturali, non un'educazione al plurilinguismo, quindi solamente per chi ha un background migratorio e diciamo, viene incluso in una nuova classe, ma anche il plurilinguismo, per esempio, per le minoranze linguistiche. Tornando invece a parlare dei bambini e delle bambine che vengono da un processo migratorio, l'insegnamento dell'italiano L2 è ovviamente essenziale per favorire l'inclusione degli studenti provenienti dai contesti migratori. C'è da dire però che un'accoglienza reale è un'accoglienza che passa anche da una ricerca di dialogo reciproco. E quindi in qualche modo lo sforzo deve essere uno sforzo che viene fatto su più fronti, non solamente nell'apprendere l'italiano, che sia lingua di studio, che sia appunto lingua di comunicazione. Anche perché l'aspetto più importante non è tanto quello, che ovviamente è fondamentale, soprattutto in ambito scolastico, ma in una primissima fase, in un primissimo momento di accoglienza, non è tanto l'apprendimento immediato dell'italiano, quanto la possibilità di potersi esprimere e di potersi relazionare con i compagni di classe e ovviamente anche con i docenti. Anche a questo proposito, ho inserito qui un'attività che si trova sempre sulla piattaforma Arcipelago Educativo, il mio colore preferito. Sostanzialmente in questo caso si parte dall'identificare quali sono i colori preferiti all'interno del gruppo classe, anche qui si può fare con modalità differenti, attraverso un disegno come vedete qui nell'immagine o magari per i più grandi anche semplicemente dall'alzata di mano. È un pretesto l'identificazione del colore preferito, ovviamente, perché una volta creati i gruppi in base appunto alle preferenze relative ai colori, questi gruppi saranno impegnati a cercare all'interno della classe
gli oggetti che sono di quel colore, che sono del loro colore preferito. Successivamente andranno a creare un vocabolario relativo appunto a questi oggetti che sono stati ritrovati e sarà appunto un vocabolario multilingue, perché lo stesso oggetto, prima nel piccolo gruppo e poi invece nel gruppo classe, verrà appunto descritto e nominato in tutte le lingue che sono presenti nella classe. Tra l'altro è un'attività che ci permette di valorizzare il plurilinguismo, ma anche le competenze, la competenza metalinguistica in particolare in questo caso, di tutti gli alunni e di tutte le alunne presenti nelle classi, perché ovviamente ci sono anche percorsi diversi, approfondimenti diversi e tutti questi possono essere valorizzati con un'attività di questo tipo. Un aspetto molto importante, diciamo, in cui almeno noi crediamo moltissimo, e anche voi docenti ovviamente credete moltissimo, molto abbiamo imparato su questo proprio dal confronto con voi, è relativo alla documentazione dei percorsi. Questo momento di avvio, il momento dell'accoglienza, è sicuramente il momento in cui iniziare a impostare la documentazione dei percorsi. Il primo passo, innanzitutto, è capire a che punto siamo, dove siamo e qual è il percorso che faremo insieme. Con il passare del tempo si possono poi proporre delle attività per autovalutarsi e per valutare anche i percorsi, perché no? E infine si può creare insieme uno strumento anche digitale che raccolga e documenti gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere. Mi permetto di fare qui su questo ultimo punto, poi passiamo alle attività. Anche in questo caso una specifica rispetto agli alunni e alle alunne ucraini. Cioè sappiamo che la migrazione ucraina è una migrazione diversa da quelle a cui siamo stati abituati. Sicuramente si sta trasformando perché già ricominciare un nuovo anno scolastico qui in Italia è stato per molte famiglie un momento difficile, cioè accettare di non poter ritornare in tempi veloci nel loro paese. Ma sappiamo comunque che ancora molte di queste famiglie desiderano ritornare nella loro terra in tempi brevi. Ci auguriamo tutti che questo possa succedere, ovviamente, effettivamente in tempi brevi. Tutto questo per dire, pensate all'importanza che può avere uno strumento di questo tipo, una volta ritornati, nel proprio paese, per documentare il percorso, seppur breve, che si è fatto all'interno della scuola italiana. Sicuramente un elemento molto, molto importante. Noi, all'interno dei progetti che realizziamo, come vi dicevo all'inizio, in stretta collaborazione con i docenti, abbiamo elaborato uno strumento che abbiamo chiamato Taccuino. Sostanzialmente, poi attraverso lo strumento del Padlet ripercorriamo appunto il percorso educativo fatto all'interno dei centri educativi e all'interno degli spazi educativi dei nostri progetti. Come è strutturato? Partiamo dalla definizione dei bisogni e di conseguenza degli obiettivi insieme ai docenti. Nella parte successiva, che è quella poi che dura per tutto l'anno scolastico, si documentano le attività che vengono realizzate ed in particolare quali attività hanno favorito il raggiungimento di quegli obiettivi oppure sono state particolarmente complesse, hanno richiesto quindi un particolare impegno da parte del bambino o della bambina, fino ad arrivare poi alla fase finale, quindi di chiusura, in cui ancora una volta vengono riproposte le voci dei docenti, degli educatori e anche la voce dei bambini e delle bambine, che ovviamente c'è anche all'inizio perché è un aspetto fondamentale, come già diceva Erika prima, la partecipazione, il protagonismo dei bambini e delle bambine, per noi è veramente un faro, quindi anche in uno strumento di questo tipo c'è il meccanismo dell'autovalutazione e quindi loro stessi riflettono, andando quindi a sviluppare anche tutte le loro competenze metacognitive sul percorso che devono fare e su quello che hanno concluso. In relazione proprio a questi aspetti, ho inserito qui due attività. Una è l'albero della vita, questa volta non è presa dal arcipelago educativo, ma è presa dal kit Le bussole di cui parlava anche Erika prima, che è appunto questo kit che è stato creato, diciamo, con il ritorno a scuola dopo la prima fase di, lockdown e di didattica a distanza. È un'attività che non è stata pensata inizialmente,
per avere una funzione valutativa, ma più che altro per andare a diciamo, stimolare l'accoglienza all'interno della classe. Sostanzialmente, a partire dalla visione degli alberi della vita fatti da pittori famosi, e quindi a questo possiamo affiancare anche una ricerca, per esempio, su internet di questi alberi, si chiede ai ragazzi e alle ragazze di costruire il loro albero, di disegnare il loro albero. Questo albero avrà alla base, alle radici, gli aspetti più importanti, diciamo, gli imprescindibili per il loro percorso. Il tronco saranno invece i desideri e, per quanto riguarda i rami e le foglie, saranno un po' le aspettative, diciamo, questa parte soprattutto per quelli che sono già un po' più grandi. Come vi dicevo, l'attività non è stata immaginata come un'attività valutativa, quindi possiamo decidere come utilizzarla, se appunto farla rimanere più sull'ambito del personale, oppure se applicarla proprio al percorso scolastico. E quindi al percorso che andremo a fare. Come mi sento in questo momento? È iniziato il nuovo anno. Quali sono per me gli imprescindibili per affrontare questo percorso? Quali sono i miei desideri e di conseguenza quali sono le mie aspettative? E tra l'altro una cosa interessante può essere quella poi di riprendere l'albero nel corso dell'anno oppure a fine anno e capire come effettivamente le cose si sono evolute o si stanno evolvendo. Il test di valutazione partecipato parte proprio da questo principio, diciamo, quindi quello di andare ad osservare l'evoluzione. Infatti parte dalla costruzione di una linea del tempo, sulla quale vengono inseriti alcuni step che vengono, appunto ripercorsi all'interno della classe. Possono essere, i compiti, le interrogazioni, così come possono essere degli argomenti. Vengono poi creati dei post-it, tutto questo può essere fatto chiaramente con la partecipazione e con la partecipazione attiva dei bambini e delle bambine. Su ogni post-it possono essere appunto riproposti degli smile, degli elementi naturalistici, delle forme geometriche, purché ci sia, diciamo, un codice condiviso che permetta di individuare a che cosa corrisponde ognuno di questi post-it. E in seguito, accanto all'argomento, accanto all'attività che è stata realizzata, ognuno metterà il suo post-it. Ovviamente, essendo una linea del tempo e quindi ripercorrendo in questo modo tutto l'anno scolastico, darà la possibilità di fare due cose. Nell'immediato, di capire se ci sono degli aspetti su cui bisogna ritornare, perché magari per molti non sono stati chiari o sono stati molto difficili. Nel lungo periodo, invece, permette di osservare l'evoluzione della classe. E quindi i miglioramenti oppure i percorsi, diciamo, che sono stati un po' lenti e che hanno bisogno di un'attenzione maggiore. E infine un aspetto che pensiamo sia veramente fondamentale, in parte tra l'altro già Erika ne parlava nella sua presentazione, ricercare il supporto di tutta la comunità educante, soprattutto quando si presentano dei momenti di difficoltà. Quindi delle criticità, delle difficoltà, delle situazioni particolarmente difficili da affrontare, anche in relazione a tutti gli episodi di stress di cui parlava anche Erika all'inizio. Il primo consiglio che possiamo dare è quello di cercare il confronto, confrontarsi con i colleghi e se la criticità, diciamo, è una criticità più grande, più importante, rivolgersi a delle professionalità che siano più adeguate, perché è un altro aspetto fondamentale che, diciamo, si ricollega anche alla possibilità e alla necessità di prendersi cura di se stessi, è sicuramente anche quello di capire fin dove possiamo arrivare. Sicuramente è utile in questa fase mantenere la regola di elaborare collegialmente i progetti di accoglienza e pensare al coinvolgimento delle famiglie e al coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato, andando proprio nella direzione di vera e propria comunità educante, e quindi una comunità che insieme si occupa del benessere dei bambini e delle bambine e insieme si impegna per garantire ai bambini e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze un'istruzione e un'educazione di qualità. L'ultima slide la ritroverete appunto poi, quando le riceverete, i modi in cui possiamo rimanere in contatto.
appunto vi potete iscrivere alla newsletter Scuole di Save the Children, alla newsletter mensile in cui inviamo tutte le comunicazioni che riguardano le attività che facciamo in relazione alla scuola e che presenta anche degli approfondimenti ovviamente di contenuto specifici. Se vi volete confrontare con docenti, educatori, appunto per una scuola a misura di bambini e ragazzi, esiste un gruppo Facebook, Didattica e Partecipazione, forse qualcuno di voi già lo conosce, potete iscrivervi al gruppo. Se invece avete dei dubbi o semplicemente volete contattarci o volete anche raccontarci cosa sta succedendo nella vostra scuola, potete scrivere a educazione@savethechildren.org e infine vi abbiamo inserito i link alle piattaforme Arcipelago Educativo e Officina del Benessere in cui potete trovare le attività che abbiamo presentato oggi e non solo, perché appunto molte altre attività sono presenti sulle piattaforme che tra l'altro sono linkate tra di loro proprio perché crediamo fermamente che siano due aspetti che vanno insieme. Io ho concluso. Grazie, grazie Alessia e grazie anche a Erika. Eccoci qua. Dunque, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti. Sono arrivati tantissimi commenti. Scusami, dovrei interrompere la Adesso condivisione? subito, arrivo subito. Ok. Eccoci qua, ora dovresti vederci di nuovo. Scusami, ok. Allora, dicevo, sono arrivati in realtà tantissimi commenti, tantissime domande dei nostri partecipanti e per questo intanto li ringrazio. Allora, se siete d'accordo, ve ne leggo alcuni. Valentina ci scrive: fare accoglienza ispirandosi alla pedagogia del ritorno, intendo per i bambini ucraini, non è sempre facile. Avete qualche consiglio per questa sua situazione? Erika, non so se. No, no, Sì, vai tu, magari io dico qualcosina, ma vai. allora, quando c'è stato proprio il momento, diciamo, della esplosione dell'emergenza ucraina, noi abbiamo creato moltissimo materiale che si può trovare appunto anche questo sulla piattaforma Arcipelago. Poi magari possiamo anche aggiungere in queste slide, te le rimando Maria Luisa, qualche link più specifico. E tutte le attività sono state impostate in questa, diciamo, in questa direzione, quindi tenendo conto del fatto che si tratta di una migrazione anomala, anche se adesso possiamo dire che si sta un po' cambiando, sta un po' effettivamente mutando. E quindi tenendo conto di tutti gli aspetti anche legati proprio all'accoglienza che devono essere presi in considerazione. Ovviamente noi non possiamo non tenere in considerazione, in questo caso parlo ovviamente per quanto riguarda tutto l'aspetto degli apprendimenti, qual è il contesto da cui vengono questi bambini e qual è il contesto a cui torneranno. Sinceramente non ho un quadro chiaro della situazione di queste prime settimane di scuola. Ancora non ci sono neanche i dati sul sito del Ministero sulle presenze appunto nelle scuole, ma uno degli aspetti che emergeva molto forte nei mesi di aprile e maggio era che molti seguissero ancora la didattica a distanza con le scuole del loro paese, quindi sicuramente insomma dell'Ucraina. Quindi questo qui è sicuramente un aspetto di cui tenere, insomma, da tenere in considerazione, cercare il più possibile, diciamo, di non staccare i bambini e le bambine dal contesto da cui vengono, non è facile, sicuramente non lo è. Grazie. Io volevo aggiungere soltanto appunto che riguardo al clima, no, e all'accoglienza che possiamo dare a questi bimbi, io sono dell'idea, ma perché ci abbiamo ragionato tanto, abbiamo pensato, abbiamo lavorato molto in questo senso, che più che fare e proporre mille attività, magari facendo anche un pochino confondere questi bambini che poi non capiscono tanto bene l'italiano, hanno bisogno proprio di ambientarsi, di fare meno ma con grande attenzione, piccole cose che le facciano sentire innanzitutto, come dire, davvero accolti, voglio dire, in una classe dove c'è un proprio non solo posto, ma proprio un proprio spazio, no? Mentale e fisico vuol dire che i bambini possano,
poi un po' aiutarci anche un po' in questo. Noi andiamo sempre un po' gli adulti nella promozione di 100.000 attività e concentrandoci magari tanto sul che cosa fare. Ecco, no, la nostra indicazione è quella di fare forse un pochino meno, ma con più attenzione anche a capire che abbiamo davanti ai tempi dei bambini che arrivano in classe, dandogli proprio tutto il tempo per ambientarsi. Io se posso approfitto di questo audience per dire che stiamo preparando proprio in queste settimane un progetto per le scuole che accolgono studenti e studentesse ucraini. All'interno del progetto saranno realizzati sia dei corsi di L2, diciamo di comunque di supporto all'apprendimento della lingua italiana, sia dei laboratori per le classi, nelle classi, e allo stesso tempo ci sarà la creazione di un kit, che in realtà è una rivisitazione di un kit molto famoso di Save the Children, il mio primo italiano, che è stato utilizzato dapprima nei contesti di frontiera e poi ricercato anche da molte scuole. Quindi se qualcuno di voi dovesse appunto avere un gran numero di bambini e di bambine ucraine nella propria scuola, può scrivere a educazione@savethechildren.org, possiamo sentirci e possiamo capire insomma se possiamo fare qualcosa insieme. Perfetto, vi ringrazio. Vediamo di leggere ancora qualche domanda. A dire la verità, anche durante la prima parte del webinar erano arrivate diverse domande sulla fase preliminare di conoscenza, appena insomma, i bambini si incontrano. Se volete ancora spendere qualche parola su questo, c'era qualche partecipante, vedo Flavia, vedo Caterina, che chiedevano appunto in questa fase particolarmente delicata qualche consiglio o qualche condivisione in più da parte vostra. Sì, diciamo sull'accoglienza dei bimbi nelle nuove classi, diciamo così. Ecco, davvero prendersi, al di là diciamo degli impegni che chiaramente ci sono a livello didattico, dal nostro punto di vista, prendersi proprio dei momenti, co quasi come delle routine, no? Anche davvero semplicemente per fare un cerchio di presentazione di conoscenze, di conoscersi. All'inizio della mattina, magari durante la ricreazione, fare qualcosa insieme e alla fine della giornata, no? Come momenti di apertura e chiusura, certamente aiuta a creare un'appartenenza, una routine e, come dire, una possibilità per i bambini e i ragazzi di sentire che la scuola non è stare solo esclusivamente al banco ad ascoltare la lezione, che certamente è importante. Sappiamo che quello è l'obiettivo principale, insomma, della scuola, ma forse si può spendere un pochino più di tempo e attenzione. Sono tante le attività davvero che ci sono, sia in Arcipelago Educativo per l'accoglienza, ma anche su benessere.it. Ecco, mi è venuto subito in mente il cerchio perché dà proprio un po' l'idea metodologica di quello che è la nostra proposta. Poi qualcuno dirà: oddio, il cerchio nella mia classe non si può fare, è difficilissimo, è tutto molto complicato, ma ecco, davvero un minuto in più per anche far alzare i bambini e fare un gioco di presentazione. Di nomi, del colore preferito e di farsi raccontare, avere il tempo di ascoltare dai bambini quello che hanno fatto durante la classe, chi sono, dall'animale preferito al colore preferito, gli hobby, insomma, ci si può sbizzarrire su questo. L'indicazione è di ascoltare veramente in maniera attiva, no? Perché abbiamo davvero interesse di chi abbiamo davanti, di chi è questa classe che si è formata. È proprio l'indicazione di guardare al singolo, ma contemporaneamente guardare al gruppo, che un po' è un po' quello che ci insegnano gli insegnanti a noi, ecco. Esatto, grazie, grazie Erika, anche perché qua ci commenta Marco, l'insegnante ha proprio il ruolo di mediare anche in questa conoscenza tra bambini, quindi deve avere anche questa attenzione particolare, farli conoscere e mediare tra loro, quindi sì. Benissimo, Sì, vediamo ecco, se... i giochi sicuramente tutte le attività ci aiutano moltissimo. Uno perché, ecco, noi lo difendiamo a spada tratta, almeno io, tra tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diciamo, uno dei miei preferiti è proprio il diritto al gioco, no? Perché non ci dobbiamo dimenticare che i bambini hanno proprio il diritto di giocare. Quindi
è proprio di metterli nella condizione attraverso il loro linguaggio, poi chiaramente per le di diverse fasce d'età, ma di farli divertire a scuola. E questo dal nostro punto di vista è vincente, sia educativamente parlando che psicologicamente parlando. Assolutamente. Elena ci chiede invece qual è il ruolo della famiglia in tutto questo, quindi quanto è importante la comunicazione tra l'insegnante e la famiglia e il bambino, tutte queste dinamiche, se volete parlarne un attimo. Prego Alessia, la domanda da 100 milioni di dollari a te. Lasci a me. È fondamentale. Il rapporto, il dialogo, la conoscenza con la famiglia sicuramente è fondamentale. Ci permette di avviare soprattutto un lavoro, come diciamo, mi piace dire di solito, che non termina a scuola, che è un po' l'impegno che insomma, nei progetti che portiamo avanti proviamo appunto a sostenere con tutte le nostre forze. La crescita educativa non deve essere limitata al contesto scuola, non deve essere limitata al contesto extrascolastico, intendo centro educativo, spazio di aggregazione, ma questi due contesti si devono parlare tra loro e in particolare devono parlare anche con la famiglia. Quindi riuscire a, diciamo, a portare le famiglie all'interno di questo processo è un primo passo da fare, ovviamente so e sappiamo che è molto difficile, perché non tutte le famiglie, diciamo, hanno la stessa visione di cosa deve essere la scuola. Per esempio, possono pensare invece in alcuni casi che la scuola sia proprio un contesto a parte, che ha poco a che fare con la famiglia, che ha una funzione diversa, diciamo, da quella educativa della famiglia. Bisogna essere molto, molto, diciamo, bisogna molto praticare la diplomazia, ma bisogna anche, secondo me, lavorare con i genitori, aspettando, avendo la pazienza di aspettare il cambiamento, perché un aspetto che può essere controproducente è quello di chiedere molto e chiedere da subito un grande investimento della famiglia. Quello che ho potuto vedere in questi anni di progetti a Save the Children è proprio che sono dei risultati, quelle con le famiglie che arrivano più lentamente, però è come se dovessero maturare. Alla fine si riesce comunque a coinvolgerle. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, diciamo, lo dico a livello di condivisione, magari può dare anche qualche idea. In alcuni progetti noi attiviamo un servizio di messaggistica tramite WhatsApp o tramite Telegram, in cui inviamo di tanto in tanto dei messaggi ai genitori e sono dei messaggi in qualche caso per raccontare quello che stiamo facendo nei nostri progetti, ma in realtà nella maggior parte dei casi sono delle indicazioni di attività educative che possono realizzare in autonomia con i bambini e con le bambine. Diciamo, è una tecnica che viene definita quella della spinta gentile, nel senso che non si chiede nulla al genitore in quel momento se non il fatto di leggere il messaggio. Man mano, con il tempo, abbiamo avuto feedback sempre più positivi di genitori che effettivamente avevano realizzato, le attività suggerite. Molto bene, ti ringrazio Alessia. Lucia ha fatto una domanda interessante in realtà. Ci scrive: avete riscontrato caratteristiche particolari in questi bambini? Come comportarsi con loro per coinvolgerli maggiormente, ma soprattutto cosa non fare con loro? Rispetto ai bambini ucraini, probabilmente, diciamo, è sottointeso, bambini vittime di guerra, io direi in generale, che hanno vissuti potenzialmente traumatici rispetto a quello che stanno vivendo, gli ucraini in particolare. Che cosa non fare? Partire da quello, e la domanda è davvero intelligente, per questo ti ringrazio, perché spesso, lo dicevo prima, è un fare grandi feste, benvenuti, eccetera, che per carità vanno benissimo, ma che cosa non fare? Per esempio, spinti dalla nostra curiosità,
di sapere, fare domande proprio inerenti e specifiche al bambino e al ragazzo di che cosa sia successo nel proprio paese, da quanto tempo è scappato, dove si trova la sua famiglia, se ha sentito le bombe o non ha sentito. Diciamo, sappiamo che è come dire, una curiosità a fin di bene, no? Però tutto questo potrebbe riattivare, anche se vediamo che è un ragazzo tranquillo, una ragazza tranquilla che apparentemente sta bene, potrebbe riportarlo a una condizione davvero di fortissimo stress dato dalla riattivazione di ricordi importanti e nocivi anche per la sua salute in quel momento. Perché? Perché più apriamo e non stiamo sul qui e ora, quindi sulla prospettiva anche futura e quindi sul lavorare su quel bambino e con quella bambina, su quel ragazzo, con quella ragazza in classe e lì perché ce l'abbiamo davanti, rischiamo di farlo tornare sempre immediatamente al proprio passato. Quindi il nostro consiglio è di stare il più possibile in contatto, di non forzare su richieste, anche se sono informazioni che ci servono, no? Però possiamo parlare sempre con gli adulti di riferimento o comunque provarci, davvero accettare un pochino i tempi e i modi dei bimbi che arrivano magari con qualche difficoltà in più. Non siamo cerchiamo di non essere troppo richiedenti. Sappiamo che bambini e ragazzi hanno una fortissima resilienza se proprio accompagnati e sviluppano una forte resilienza, se accompagnati e si sentono protetti in quel luogo, in quella situazione con quelle persone. Arriverà il momento in cui staranno meglio e ci daranno delle grandi soddisfazioni anche, come dire, scolastico, un sorriso più aperto, eccetera. Se invece, questo lo dico molto seriamente, ci rendiamo conto che il bambino o la bambina è in difficoltà, quindi proprio con un malessere importante che non riesce a superare neanche appunto con tutto il nostro impegno, il mio consiglio è sempre di attivare degli psicologi della scuola quando ci sono, di attivare servizi territoriali. Sto parlando anche di associazioni come la nostra, per esempio, che si attivano anche in situazioni critiche di questo genere, cioè fare riferimento a professionisti del settore che ci possano sostenere e possano sostenere soprattutto il bambino e la famiglia e anche noi come scuola. Quindi, come diceva prima Alessia, cerchiamo di capire qual è il nostro limite senza sostituirci soprattutto a psicologi, psicoterapeuti o esperti di psicotraumatologia, ma facciamo appunto il nostro lavoro con una grande pazienza e di attivare davvero quelle che sono le competenze più del sentire, ecco, più che del concettuale, ecco. Grazie, ti ringrazio Erika. Silvia ci ha scritto poco fa chiedendo quanto tempo pensate sia corretto dedicare a queste attività di accoglienza all'interno della giornata di scuola. In realtà bastano anche pochi minuti, non è necessario che ci siano, diciamo, ci sia molto tempo dedicato a queste attività. Ovviamente poi voi docenti sapete molto meglio di noi come queste attività si possono integrare nella didattica scolastica, ma io direi che forse più che pensare a un tempo è utile pensare ad un approccio. E quindi tenere presente qual è la necessità di questa prima fase, tenere presente quali sono i principi dell'accoglienza, della buona accoglienza e fare in modo che questi principi entrino a far parte dell'agire quotidiano all'interno della scuola, all'interno della classe. Quindi direi più che pensare, diciamo, di ridurre a un'attività, partire sicuramente dalla realizzazione di attività, ma fare anche in modo che sia un processo e che quindi non si esaurisca tutto nella realizzazione di quell'attività, ma che i frutti di quell'attività vengano poi riportati nella didattica continuativa. Erika, non so se su questo anche tu Sì, volevi dire qualcosa. assolutamente sì. Ecco, è proprio un approccio che
che può essere interessante, assolutamente sì. Non c'è una vera e propria fase di accoglienza specifica, no? Se pensiamo che magari durante l'anno possono arrivare anche degli alunni che non sono stati inseriti inizio anno, no? Quindi davvero avere in mente quanto importante è accogliere un bambino nuovo, un gruppo classe nuovo e inserire magari qualcuno che arriva a metà anno e sconvolge un po' tutti i nostri piani, ci permette di guardare appunto oltre al timing. Comunque siamo ancora assolutamente in tempo per fare giochi e attività di accoglienza, essendo ancora insomma il 28 settembre, mi sembra un ottimo momento. Assolutamente. Bene, vediamo se c'è ancora qualche domanda che è sfuggita, ma mi sembra che le più ricorrenti le abbiamo toccate tutte. Anna Maria, ma ancora alle 5:30 ci scriveva: è verissimo, spesso la fatica della burocrazia, troppa, toglie energia al meraviglioso lavoro con i bambini, che è faticoso ma super gratificante. Benissimo. Io non so se c'è ancora Anna Maria o forse diciamo giustamente ha staccato il collegamento per riposarsi, però davvero questo è un aspetto sulla quale puntiamo moltissimo, no? Perché davvero non ci possono essere buoni adulti che abbiano tutte quelle energie e quelle forze per un intero anno scolastico senza prendere un tempo anche per sé, uno spazio per sé che può essere davvero di alleggerimento. Davvero vi invito a guardare anche il nostro sito perché ci sono tante tecniche davvero piccoline, ripeto, di micropause, 5-10 minuti, psicocorporee per l'appunto, perché hanno l'obiettivo di far sciogliere un pochino i pensieri, le preoccupazioni, la fatica, la stanchezza mentale, no? E quindi anche tutta la nostra concentrazione, ma sempre anche grazie all'utilizzo del corpo. Quindi parliamo di una buona respirazione, di un lo dicevo prima, di un massaggio collo-testa, piuttosto che una semplice attività che si può fare anche con i bambini e i ragazzi, proprio per mettere agli occhi di mollare un pochino questo controllo, no? Questi occhi che per 6 ore lavorano tra computer, quaderni, libri, lettura, eccetera, proprio di lasciare che si ammorbidiscano un pochino. Quindi davvero questo io ci tengo molto, Alessia lo sa, lo propongo anche ai colleghi di Save the Children, proprio per stare in un sano riequilibrio in un periodo storico dove siamo tutti troppo forse sollecitati da tanto lavoro, ecco. Grazie, grazie infinite. Abbiamo ancora poco tempo, ma è appena arrivata una domanda di Agnese che trovo interessante. Chiudiamo con questa, se siete d'accordo. Se è invece il bambino a voler parlare di ciò che è successo nella sua terra, noi come dobbiamo comportarci? Che dice, le se vuoi rispondere tu o vado io? Allora vado io. Se è proprio il bambino, una domanda interessante perché può succedere, succede spesso, no? Anche può succedere che ci parla che ci voglia parlare proprio in ucraino, no? Quante volte ci è capitato di avere bambini che sapevano perfettamente che non capivamo la loro lingua, ma avevano comunque una grande voglia di parlare. Allora, l'indicazione è di stare ad ascoltare. Di stare lì in un contatto, anche se non capiamo molto bene, in un contatto visivo accogliente, quindi proprio in una postura, in uno sguardo che sia veramente di grande ascolto, di dare la parola certamente, di non interrompere e dire no, guarda, non sono in grado, non posso in questo momento, proprio di dedicargli un tempo. Senza allarmarsi, senza che magari appunto se fa un gesto oppure è in grado di parlare in italiano correttamente, di fare riferimento alle bombe, oppure a quanto tempo è stato sotto un bunker per proteggersi, proprio di mantenere la calma. E prima di tutto io porrei proprio l'attenzione alla nostra reazione. Quindi cerchiamo di stare lì in contatto col bambino, con la bambina, di ascoltare e poi dire guarda, se hai bisogno di parlare con qualcuno più specifico, più diciamo che ti possa aiutare un pochino,
possiamo chiamare e parlare con qualcuno e quindi intendo poi eventualmente, come dicevo prima, in casi gravi qualche esperto. Ma se è il bambino che lo chiedo, la bambina o il ragazzo, stiamo lì ad ascoltare. È un gesto di grande, grande apertura, di fiducia nei nostri confronti. Ecco, c'è un po' da mantenere un po' la calma e magari di non farci prendere un po' troppo dall'emozione, ecco, un po'. Cerchiamo di mantenere davvero una rassicurazione nei suoi confronti. Benissimo, vi ringrazio, ma vedo che più che altro sono i nostri partecipanti a ringraziarvi, stanno arrivando davvero tante, tante belle parole per voi, Erika e Alessia, quindi vi ringrazio anche io a nome di tutto il gruppo editoriale per il vostro intervento di oggi, che è stato davvero stimolante per tutti quanti, quindi vi ringrazio. Rispondo brevemente alle domande più pratiche, vedo che tanti vogliono accedere al sito, ai collegamenti, ai riferimenti che avete fornito durante il webinar. Domani ricevete la mail con la presentazione, quindi con tutti i contatti e tutti i riferimenti dell'intervento e troverete anche la registrazione del webinar. Dunque avrete modo di accedere a tutto quello che è stato detto. Riceverete anche l'attestato in una mail separata, sempre tra stasera e la giornata di domani. Dunque, vediamo se c'è ancora qualche commento. No, ci stanno Anche ringraziando. noi volevamo ringraziare davvero tutti i partecipanti, perché veramente sono tantissimi, quindi grazie della pazienza, dell'ascolto, dell'attenzione, anche delle domande davvero molto interessanti. È importante per noi sapere che ci siete, no? E che c'è comunque al di là della distanza, uno scambio reciproco. Grazie. Grazie mille, sì. Grazie a te Maria Luisa, grazie a tutti e a tutte. Grazie. Grazie Erika, Alessia, a presto e una buona serata a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao.